Allora, oggi sfidiamo l'episodio dell'incontro con Anchise, che è a questi versi, il 23° titoletto, cioè la 23° sequenza del sesto libro. Abbiamo l'Eneide, possiamo aprire la pagina 231, dove eravamo arrivati, siamo agli ultimi versi di pagina 231, e leggiamo. A loro sparsi intorno così parlò la Sibilla. La Sibilla è quella che accompagna Enea nel viaggio. Lo spiego per gli ospiti di oggi che sono quelli della quarta primaria. E la Sibilla è una profetessa che spiega a Enea e guida Enea nell'aldilà, che La quale è anche sacerdotessa di è Apollo. anche sacerdotessa di Apollo e quindi ha un ruolo particolare. A museo prima di tutti, infatti la grande turba lo tiene nel mezzo, lo ammira svettante con le alte spalle. Dite, quindi la domanda che fa la Sibilla è questa: dite anime felici e tu, ottimo vate, museo. Giriamo pagina e sottolineiamo questa domanda che c'è all'inizio. Quale regione o luogo ospita Anchise? Perché loro sono scesi. Enea è sceso per incontrare Anchise, quindi adesso hanno visto tutto quello che hanno visto, l'abbiamo visto la volta scorsa. Adesso devono cercare Anchise e la Sibilla chiede: dove sta Anchise? Per lui venimmo attraversando i grandi fiumi dell'Elego. A lei brevemente così rispose l'eroe, e noi abituati che qualche volta quando dice brevemente poi ci sono delle spiegazioni lunghissime, ci preoccupiamo sempre un pochino. Questa classe, quando sentiamo dire brevemente, perché una volta brevemente sono stati due libri interi e quindi insomma, soltanto brevemente non è stato. E qui è breve. Nessuno ha stabile sede, dimoriamo nei boschi ombrosi, abitiamo i giacigli delle rive, i prati freschi di ruscelli. Cioè, noi qui siamo liberi, siamo completamente liberi. È un posto bellissimo e non siamo obbligati a stare in un posto solo, dice Museo alla Sibilla. Ma voi, se desiderate questo di cuore, superate l'altura e vi porrò su un agevole sentiero, cioè dà un indizio. Dice: provate ad andare di lì. Secondo me lo trovate. Perché conosceva un po' i gusti. Disse e si incammina davanti e mostra dall'alto le pianure splendenti. Poi lasciano il crinale della cima. Effettivamente è vero, lì c'era proprio anche. Il padre Anchise, nel cuore di una verde vallata, è una specie di pubblicità, questo. È un posto bello come quello delle pubblicità, come d'altra parte tutti si sono sempre immaginati il paradiso, sia i pagani antichi, sia i cristiani, sia gli islamici, tutti ci siamo sempre immaginati, gli ebrei, il paradiso come un posto bellissimo. E quindi possiamo sottolinearlo questo, nel cuore di una verde vallata. Esaminava considerando con attenzione le anime rinchiuse e pronte a uscire alla luce superna e passava appunto in rassegna, e questo lo dobbiamo sottolineare pure a 682-83, l'intero numero dei suoi e i diletti nipoti e i fati e le fortune degli uomini e i costumi e le imprese, questi due versi. Cioè, Anchise ha lì le anime di tutti i suoi discendenti, per un certo motivo che poi si capirà, verrà spiegato, una spiegazione un po' complicata. Egli, quando vide Enea che gli veniva incontro sul prato, protese commosso entrambe le mani, e lacrime scorsero dalle palpebre, e la voce ruppe dalle labbra. Anchise, quando vede che Enea è arrivato, perché lui gli era apparso in sogno e gli aveva detto: vieni a trovarmi. Però era difficile il viaggio, abbiamo visto tutte le difficoltà che c'erano. Quando lo vede si commuove. Venisti infine, e la tua pietà, desiderata dal padre, vinse il duro cammino. Posso, figlio, guardarti in volto, ascoltare la nota voce, risponderti? Cioè, che bello, possiamo parlare di nuovo. Così certamente immaginavo e credevo che sarebbe avvenuto, contando i giorni, e l'ansia non mi trasse in inganno. Portato per quali terre e ampie distese del mare ti accolgo, travagliato figlio da quali gravi pericoli, quanto temetti che ti nuocesse il regno di Libia?
Cioè, hai fatto delle avventure complicatissime e temevo proprio che non ce l'avresti fatta da girare. Temevo che non ce la facessi. Ed egli, Enea, gli risponde: la tua mesta immagine, padre, comparendomi così di frequente, mi spinse a dirigermi a queste soglie. Le navi sostano nel mare Tirreno. Cioè, tutto a posto. Le navi sono lì parcheggiate, anzi, ormeggiate. Concedi di stringerti da destra, concedi, non sottrarti all'abbraccio. Qui Enea ha un desiderio che però è impossibile, perché quando racconta dei viaggi dell'aldilà, cosa che evidentemente è sempre di fantasia, si immagina che uno voglia abbracciare, ma le anime sono trasparenti, diciamo, cioè non riescono a essere abbracciate. Così discorrendo rigava il viso di largo pianto. Tre volte cercò di circondargli il collo con le braccia. Tre volte, invano afferrata, l'immagine sfuggì dalle mani, pari ai lievi venti, simile ad alato sogno. E qui siamo arrivati al verso 302, ma aspettiamo un attimo a chiudere, 702, bravo,